Diamo un caloroso benvenuto, e ci vuole caloroso, e ci vuole caloroso perché c'è troppo freddo. Benvenuti agli A-Team, squadra nuova di Serie C, però questo inizio da dimenticare, visto perché è arrivata questa sconfitta. È un po' da dimenticare, sì. Brutta. Vabbè, dai, eravamo tutti nuovi, quindi la mia partita ci sta anche perdere, va bene. Poi magari tempo di fare, di vedere come giochiamo tutti insieme, quindi ci organizziamo meglio. Dai. A-Team, capitano di Dagnoffo, esatto, che sei tu. Presentiamo gli altri membri della tua squadra. Lui è Giuseppe Cambria. È Nicotra, lo conosco io, Nicotra. Giuseppe Nicotra, Giorgio Vaglica, merda. Fabio Palermo, mio. E Giuseppe Cambria, il Canniato. E io sono Andrea. Poi c'è quello qua Di Giugno. Allora Di Giugno è andato via, che è il portiere. Allora, perché questa partita è andata così male? Avevo detto perché eravate tutti nuovi, però sì, c'era. Si poteva fare di meglio secondo voi? Sì, sicuramente sì. Esatto. Ma abbiamo mai giocato insieme. Poi c'è da dire che Giorgio Vaglica è nato. Ma abbiamo mai giocato insieme, quindi c'è un po' di organizzazione, un pochettino, e poi vediamo di andare meglio. Il campo è pesante, ma devi tu. Pesante, io segnato. Io già inizio secondo tempo ho avuto un crampo, non so perché. Io ho dorso. Forse il freddo. Sì, no, dai, chiediamo scusa, io per sempre gioco. Alla prossima perdiamo 8-5, magari facciamo altri 3 gol in più. No, dai, dobbiamo vincere. La prossima siamo fiduciosi. Vi siete posti un obiettivo per questo campionato? Divertirci e basta, ragazzi. Ma vabbè, dico, non puntate che sto playoff. Vediamo di arrivare in Serie B. Se arriviamo in alta classifica siamo contenti, però ci divertiamo lo stesso senza obiettivi specifici. Va bene, va bene. Salvezza. Prossimo turno affronterete il Patatinaikos. È un derby questo. Derby. Conoscete qualcuno di loro? Mezza squadra. Quindi conoscete Ugo Romano? È bella. È bella. Non conosco nessuno. Ah, il capitano non conosce nessuno. No. Va bene, allora ci vediamo settimana prossima, speriamo di vedervi vincenti. Sì, più fiducia così sarebbe. Dico, ci sono comunque le possibilità di vedervi vincere le prossime volte, ci sono. E si spera. Si spera. Una sorta tre gol di Gnoffo e rovesciato, uno su di tanto, l'altro di Rabò. Il portiere segna anche di testa. Tra l'altro il portiere senza guanti. Perché? No, è la sua caratteristica. Ha ricordato nel Portogallo. Sì. Il rigore. Però molto bravo. Va bene, va bene. In bocca al lupo per il proseguo del campionato, ragazzi. Ci vediamo. Ciao, grazie, ciao. Un bel ritrovato a Yass. A Yass. Vabbè, ma la famiglia è quella. Vi chiamavate Assa, senti, quest'anno Maribor. Taglia. Ricominciamo. No, non ti preoccupare, sistemiamo tutto. Vediamo qui Gullo, nuovo acquisto. Sì, già subito si presenta così. Ti presento il nuovo acquisto, Andrea Gullo. Non fici niente. Babbiato in la partita. Poi abbiamo qua l'estremo difensore Fausto Garofalo. Ex Bubble. Ricorda e poi abbiamo il bomber, che oggi si è presentato con 5 gol. Signora Allegra, Giammaria. Allegra. Detto Javier Pastore. Diciamo, è stata una bella partita, no, molto combattuta. Avversari interni. Il primo tempo hanno giocato, poi magari il secondo tempo abbiamo cominciato bene noi e si sono messi. Comunque questi Maribor. Però non parliamo, perché attenzione, anche quando abbiamo parlato la prima volta però la squadra sembra buona, per carità. Sembra buona, però certo non erano per non aver mai giocato insieme prima. È vero che è solo la prima giornata, però diciamo che secondo me potete fare buono. I playoff sono raggiungibili, no? No, purtroppo non parliamo di scudetto. No? Non parliamo di scudetto. Ma dai, diciamo, detto playoff, no scudetto. Il prezzo degli arbitri quest'anno è, diciamo, è aumentato. Quindi vediamo che cosa si può fare. No, vabbè, comunque partita sia sulla carta che magari anche sul gioco facile. Ma chi però non li conosciamo. Abbiamo visto. Vabbè, il livello della Serie C, diciamo, si è alzato. Sì, si è alzato. Io non l'ho vista altre cioè, partite, ho parlato soltanto con i cani. Si è alzato, ma di tanto a me. Lui è pure chiamato come buffone nella squadra. Buffone. Però comunque abbiamo già tutti bene, anche lo stesso Peppe, lo stesso Claudio, anche io, Giulio poi qua dietro. Non si vuole fare inquadrare. Se collaudiamo anche specialmente con l'Andrea che magari tipo. No, specialmente Giannone che vuole essere inquadrato. No, vabbè. No, io non vuoi.
perché è proprio possiamo dire che è il cuore della squadra, è il cuore della squadra, lui che partono tutte le azioni italiane. Va bene, prossimo turno Radio Fatime. Già sì, hai avuto modo di affrontare Vendetta addirittura. Bastardi. Ah, quelle bastardi. No, perché ci hanno battuto l'anno scorso. Va bene, perché questo Maribor? Ma l'idea è nata da qua. Ah, da lui è andato. Ah. Non è vero, non è tessuto tutta la un giorno fatto. Mentre studiavamo privato fa. No, noi non ci chiamiamo Maribor. Dai, chiamiamo Maribor. Diritto privato. Ma facciamo la figura questo coglione. Non è bello, è un nome. È perché praticamente Assassin's ce l'ha consigliato non piaceva più. C'è stato questo ammutinamento. C'era. Poi sono arrivati tutti gli sloveni a Palermo. C'è stata la moda. Anche gli sloveni qua all'interschool allora ci sono. Sì, diciamo che oggi non questi erano più o meno al 10% della loro forza. Gli sloveni. Va bene, va bene. Allora salutiamo i Maribor. In bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie, ci vediamo venerdì prossimo, va bene? Okay, ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao.